Salvatore Architravo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ah, stai sempre lì sui social a pubblicare. Adesso sta pubblicando, come si chiamano? Aspetta, le copielle, no? Giusto? Sì. Ecco. Ogni tanto si deve rispolverare un po' la memoria. Madonna, ragazzi, ma seguite Salvatore Architravo se amate la musica. Io mi permetto di dare anche il buongiorno a Serena, che non arrivo mai un buongiorno. Sono chi Nafelle Pastiere. Ma grazie, grazie. Ma perché si dice Sinafelle Pastiero? È vero. Perché si dice quando vuoi screditare qualcuno, ma si prova una felle pastiere? Ma perché? Non ho più paura. L'etimologia non so da dove nasce, ma... dico la verità. Però vedi quante cose diciamo e non sappiamo perché le diciamo. Vedi, ma no, ma si dovrebbe dire si proprio una felle pastiere sbagliata, perché la pastiera, insomma, è notoriamente è una roba divina, no? È proprio veramente vicina alla beatificazione. Sì. Chi sa fare una buona pastiera. Senti, allora, a proposito di musica classica napulegna, sì. Vero o non è vero che non esiste una sola canzone dedicata alla pastiera di quelle allora, classiche? Ecco. Ci stanno canzoni dedicate a Urococò, a Sfugliatella, addirittura c'è La vetrina del pasticcere del 1927 degli autori di Scapricciatil, però la pastiera purtroppo almeno io non sono. Però Giovanotto devi citare anche me, che 20 anni fa dedicai una canzone al babà. Ma io parlo del Demur, attenzione. Alzo le mani, non sono da nessuna parte, anzi la vorrei cancellare, no, quella canzone. Vecchi, no, troppo vecchi il Demur, attenzione, le nuove. Allora, però tu che cosa hai trovato sulla pastiera? Ci sta una parodia sulla pastiera. Dillo, Salvatù. È una parodia cantata da Massimo Ranieri e Fiorello. Fanno una parodia proprio di Perdere l'amore. Allora noi la sentiamo, grazie a te che ce l'hai ricordato. Grazie Architravo, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Ciao, ciao, sentite che meraviglia. Le maniglie dell'amore. Bella, bella storia della pastiera.